Buongiorno ragazzi di Cans Italy, sono qui per parlare della turbina della Silvia, o meglio di illustrarvi il brand della turbina della Silvia, che mi sembra un brand valido, ovviamente non mi hanno sponsorizzato, però volevo mostrarvelo, non ho visto nessun video in italiano di questa turbina, quindi volevo presentarvi il marchio e anche per il costo, secondo me è un ottimo marchio, comunque è una turbina low cost che si può montare dura. Prima di questo vi ricordo che siamo su Facebook, su WhatsApp, su Instagram, su YouTube, siamo ovunque, quindi dovunque volete potete seguirci se volete e attivare la campanella su YouTube ad esempio. Prima di tutto questo, però, per chi non sapesse cos'è il turbocompressore, vi lascio qua sotto il video che ho fatto io dove parlo del turbocompressore e di come funziona. Così quando vi faccio vedere le foto della mia turbina sapete di cosa sto parlando. Detto questo, vi faccio vedere la mia spettacolare sigla e poi parliamo della turbina. Ciao! Oggi sono qua a fare una recensione o comunque a presentarvi la turbina che ho scelto per la Silvia. Questa è una turbina medio-basso livello, una turbina molto economica, costa circa 500 euro. Ed è il vantaggio però di questo produttore che si chiama Rashi, che fa le turbine già per la vostra auto. Cioè, in questo caso è una turbina specifica per la mia S14, quindi io non dovrò modificare niente, non dovrò tagliare o rifare lo scarico, ma monterà con componenti originali, che è un vantaggio in caso qualcuno volesse fare un upgrade della turbina originale. È una TD0520G, che è già una turbina abbastanza grande rispetto a quella originale, la GT25 originale, e si avvicina come diametro, come dimensioni più o meno alla GT28, che è la turbina originale della Silvia S15. Con questa turbina, con la pressione di 1 bar 2, 1 bar 3, si può arrivare già a 350-360 cavalli, ovviamente con un contorno adeguato, quindi con scarico, aspirazione, mappa, iniettori. Si può già fare qualcosa di interessante. Ovviamente io non volevo fare cavalli estremi sulla mia auto, volevo una turbina affidabile a un prezzo onesto per sostituire la mia e quindi ho preso la TD05. Ma ora l'apriamo. Few moments later, one eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m., 8:01 p.m. The next day, meanwhile, at the Krusty Krab, 10 seconds later, 346 minutes later, much later, 3 days later, opening 9 extremely annoying shift later, 2 very boring minutes later, lot of boring math later, 24 hours later, 1 week later, 1 long angry line later, 72 hours later, the following Thursday, 5 minutes later, 24 hours later, much later, much later, the next day later, 20 minutes later, 3 weeks later, many months later, 2000 years later, 6 and a half. Allora, all'interno del kit ovviamente c'è la seconda turbina e il filtro olio, ci danno anche il filtro olio da sostituire, quello originale. Aprendo la scatola, cosa troviamo all'interno? Allora, ovviamente il manuale di istruzioni, con anche un calendario turbina Rashi, calendario istruzioni. Le tubazioni, queste sono le tubazioni che sostituiscono quelle originali, quindi acqua e olio, qui troviamo tutto, acqua e olio. Questo è il libretto della garanzia Rashi. E poi, aprendo all'interno della scatola, troviamo la turbina, anche questa qua. E la Rashi TD05, ora ve la apro. Dentro la turbina io ho ordinato anche tre molle, che sono queste qua, queste tre mollette, perché la Rashi dà la possibilità
di cambiare la molla all'interno della wastegate. Come vedete, il regolatore della wastegate ha le viti, e posso aprirlo e cambiare la molla. In questo caso ho qui dentro una molla da 1 bar, e qua invece ho le molle varie per fare 0,8, 0,6 e 1,4 bar, a seconda di cosa uno vuole fare con la propria turbina. Questo mi consente ovviamente di poter usufruire di varie pressioni da adattare a quello che io voglio fare con questa turbina. Bene, questa è la turbina che io monterò sulla mia Silvia, a breve ovviamente riprenderò e farò il video anche del montaggio. Spero che questo video di presentazione vi sia piaciuto, vi ricordo che sono su Instagram e su Facebook, abbiamo anche un gruppo di WhatsApp su cui potete entrare e fare qualsiasi tipo di domanda. Niente, ci vediamo al prossimo video quando la turbina verrà montata sulla Silvia. Ciao ragazzi!